Sono stati tanti gli argomenti affrontati oggi insieme ad Orlando Console, ma vogliamo chiedere, vogliamo sapere ancora qualcosa in più, visto che abbiamo la possibilità di questa bella chiacchierata. In soli 36 mesi di attività amministrativa sono stati tanti i progetti che hai curato personalmente, che hai seguito all'interno del Comune e come consigliere di maggioranza. Raccontaci quello che è il progetto, per esempio, che ti ha più appassionato. Sì, sicuramente un progetto che ho portato avanti in prima persona, o meglio di cui mi sono fatto promotore, è la convenzione tra il Comune di Guardiarella e l'Università d'Annunzio per l'attivazione di una serie di tirocini formativi per laureandi, in modo quindi che si possano creare delle opportunità per i giovani, soprattutto per i giovani del territorio, in modo che essi vengano a conoscenza di una realtà lavorativa che è anche particolare, che è quella dell'ente pubblico. Quindi in questo particolare momento storico, in un momento di crisi come tutti stiamo vivendo, dove anche le opportunità lavorative, anche quelle gratuite, sono difficili da trovare, in questo senso vogliamo dare un'opportunità. Un'opportunità ai giovani di crescere, di acquisire quelle competenze, quelle conoscenze, quel know-how che possono preparare in un certo qual modo gli stessi ragazzi ad entrare tra qualche anno magari nel mondo del lavoro. Altre attività svolte, altri progetti portati avanti? In sintesi ti parlo anche di quei progetti portati avanti con la comunità montana, a cui tengo particolarmente. Ricordavo prima il progetto dell'ospitalità diffusa, quindi per il finanziamento dei bed and breakfast del territorio, la gestione dei percorsi mountain bike, molto importanti e di cui molti ci chiedono anche dall'esterno, da fuori il nostro territorio. E ancora importante il progetto della povertà estrema, un progetto che abbiamo portato avanti anche se di entità esigua, però siamo riusciti tramite la Caritas Interparrocchiale di Guardiarele con il Comune di Fara San Martino ad acquistare generi di prima necessità per le famiglie povere del territorio. Questo sicuramente è un segnale, anche se non stiamo parlando di grosse cifre, ma un segnale per i soggetti svantaggiati che purtroppo stanno aumentando molto di numero in questo particolare periodo. Inoltre, a livello comunale ho posto all'attenzione dei cittadini un problema. Nel 2007 il Comune di Guardiarele ha stipulato una convenzione per la costruzione e la gestione di un incubatore di imprese, che è quello presente a Pianovenne, la struttura presente a Pianovenne. Devo dire però che una volta completato questo progetto e quindi questa struttura non è mai effettivamente decollata. Attualmente quindi è una struttura vuota, che era all'inizio destinata a ospitare imprese, artigiani e anche società di consulenza, professionisti, quindi per creare anche una sorta di sinergia. Ecco, la struttura non è ancora decollata e la mia proposta sta nel fatto che ho fatto al gestore, che è quella di ridurre i fitti, quindi i cosiddetti fee di ingresso per le persone interessate a andare a svolgere questa attività all'interno della struttura. Questo soprattutto per i giovani under 35 e per le donne. E poi in seguito anche creare delle sinergie con gli istituti di credito, quindi per i finanziamenti, quindi attivare un circolo virtuoso per creare opportunità dal punto di vista imprenditoriale e di conseguenza lavorativo per tutto il territorio. Anche perché questo incubatore di imprese che si trova qui a Guardiarele è unico, non ce ne sono altri nel raggio, insomma, d'azione dei comuni limitrofi. Certamente, è sicuramente una struttura importante. Quello che segnalo è che è una struttura che è stata costruita con risorse private, ma in maggioranza con circa il 60% con risorse pubbliche. Anche questo è un motivo per cui effettivamente io sento anche l'esigenza di focalizzarmi su questa situazione, dando un piccolo suggerimento per sbloccarla.
Del resto mi sono anche sentito rispondere dal gestore della struttura che secondo lui sono in fase avanzata una serie di progetti sull'incubatore anche collegati alla FIRA, cioè alla finanziaria regionale abruzzese. Però da quel che ne so, effettivamente la FIRA non ha fatto assolutamente accordi con incubatori privati almeno al momento. Quindi di conseguenza spingo anche da questo punto di vista affinché si cerchi di far decollare la struttura. Farla decollare al più presto, anche perché insomma vogliamo lasciare un buon segnale, un buon segno più che un segnale di questo passaggio amministrativo. Incubatore di imprese, comunità montana, l'impegno con l'università per la formazione. Abbiamo raccontato in breve tutto quello che Orlando Console in questi 36 mesi di impegno politico, una passione partita da lontano ma che poi si è concretizzata nella esperienza all'interno della maggioranza del comune di Guardia Grele, ha portato tante soddisfazioni a Orlando. Siamo ancora, c'è tempo per poter produrre, progettare e proporre ai cittadini. Ancora un anno e mezzo di amministrazione che possono rappresentare un'ulteriore opportunità per raccontarsi politicamente soprattutto ai giovani in termini di idee, in termini di proposte. Come vede il futuro guardiese Orlando Console? Sicuramente devo dirti, caro Fabio, che vedo un futuro roseo per Guardia Grele. Per quanto riguarda il mio impegno, gli amici sanno, le persone sanno che io ho una grande passione politica, ma soprattutto ho una grande passione per la mia città, per il mio territorio. Ho scelto di fare questa esperienza proprio perché ho a cuore il mio territorio e voglio mettere a disposizione quelle competenze, quelle capacità che ho acquisito nel mio percorso di studio, nel mio percorso lavorativo e adesso ormai anche con una esperienza di politica ben definita. Di politica attiva che mi ha permesso di stare in mezzo alla gente. Certo, io sono sempre stato in mezzo alle persone, sono una persona che nel tempo ha anche cercato di tastare il polso della città e di tutto il territorio. Quindi di conseguenza voglio continuare su questa strada, cercando di raccogliere i problemi delle persone, di raccogliere i suggerimenti delle persone, ma anche degli operatori economici, di tutti quei portatori di interessi che gravitano intorno alla nostra città. Come amministrazione stiamo portando avanti dei progetti, pensiamo ai progetti PIT che stanno partendo, che cambieranno anche volto a Guardia Grele, renderanno l'immagine di Guardia Grele un'immagine sicuramente più bella, più attrattiva per i turisti. Noi continueremo su questo passo. Ovviamente io sento ancora di poter dare molto, quindi anche alle prossime consultazioni io mi metterò a disposizione, poi vedremo quello che accadrà. Per cui nel futuro politico di Orlando Console c'è la consapevolezza di essere ancora presente e quindi noi come cittadini auspichiamo che ci sia ancora questo punto di riferimento, che è un punto di riferimento giovane, dinamico, entusiasmato da un'esperienza che tutto sommato non ha rubato tempo ma ha arricchito la persona e il politico. Assolutamente sì, Fabio, è un'esperienza secondo me diciamo indescrivibile, è un'esperienza e fin quando non la vivi non puoi sapere di cosa si tratta. Io faccio questa attività, la faccio con passione, cercando proprio di dare il massimo, di dare il meglio, mettere a frutto le mie idee, i miei progetti e soprattutto sempre con un orecchio verso le persone, quindi verso i problemi della gente e verso anche i suggerimenti. Ecco, questo credo sia molto importante.
Beh, questo è il principio che poi ispira la politica, anche perché, ricordiamolo sempre, l'uomo non può prescindere filosoficamente. I nostri insegnanti di liceo ci insegnavano che filosoficamente la politica è qualcosa di insito nell'uomo. Ogni azione umana poi si rifà all'interno di un contesto di società, si rifà a una politica. Per cui l'invito che tu vorresti rivolgere a un giovane, a un ragazzo che adesso sta finendo gli studi e che comincia magari a interessarsi delle problematiche di Guardia Grele, vedi bene per esempio un incubatore politico a Guardia Grele, cioè una scuola di politica, mi sembra di aver sentito parlare anche di questo qualche tempo fa. Sì, diciamo che le scuole di formazione politica di cui parli, che sicuramente vedo positivamente, erano quelle che c'erano ai tempi dei partiti della Prima Repubblica. Questo è sicuramente un aspetto positivo di quei tempi, dove c'era un maggior interesse purtroppo rispetto ad ora, soprattutto dei giovani verso la politica. I giovani oggi, ma comunque tutte le persone in generale, non sentono più l'attrattiva della politica, poiché la vedono come una cosa diciamo sporca, tra virgolette, come qualcosa che non faccia il bene ai cittadini ma arricchisca solo personalmente le persone che la fanno. Ecco, io assolutamente non vedo la politica sotto questo punto di vista, lo vedo come un servizio. La politica come una forma di servizio. Addirittura qualcuno diceva, molto più autorevole di noi, diceva che la politica è la più alta forma di carità cristiana. Ecco, questo è sicuramente un concetto su cui dobbiamo ragionare e riflettere molto bene. Un concetto che va portato ai ragazzi che sono ancora nelle scuole, magari questo potrebbe essere un invito più ampio, perché si fa poca educazione civica, questo anche è vero, e si parla poco di tematiche legate alla realtà sociale che stiamo vivendo, e la politica è uno dei temi che probabilmente dovrebbe essere considerato di più. Beh, questa chiacchierata con Orlando Console si avvia alla conclusione, è stato un piacere conoscere più da vicino questa figura che aleggia per i vicoli e le strade guardiesi, lo vediamo sempre impegnato, poi tra l'altro sei esile per cui sfuggi all'attenzione, se passo io se ne accorgono prima, ma è stato davvero un piacere poter condividere quella che è la tua esperienza con i nostri amici che ci seguono sulle nostre pagine internet, sulla nostra web tv che è guardiagreleweb.net. anzi, ne approfittiamo per salutare la redazione, perché lì dietro la telecamera ci sono persone che lavorano ogni giorno perché questa realtà televisiva locale possa funzionare. Un saluto alla redazione anche da parte di Orlando Console. Sì Fabio, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata in un ambiente amichevole dove abbiamo spulciato diversi argomenti, questo mi fa molto piacere, e ringrazio la redazione di guardiareleweb.net che fa un'attività molto importante per Guardia Grele, auspico che continui su questa strada. Questo ce l'auguriamo anche noi. E allora anche da parte mia il saluto, Flaviano Elisi alla parte tecnica, il nostro operatore oramai inseparabile, adesso Flaviano non ti muovere perché sono ancora qui, e grazie anche a Carlo e Dino che sono l'anima di guardiagreleweb.net, continuate a seguirci sempre su questi siti perché torneremo presto per raccontarvi quello che accadrà da ora fino alla prossima estate guardiese. www.guardiagreleweb.net. Alla prossima volta!